Sono candidato alla presidenza della regione siciliana per continuare il lavoro che fu iniziato da Piersanti Mattarella e a un certo punto fu eliminato perché puntava il dito su una comunità economica europea all'epoca, oggi Unione Europea, che anziché agevolare le economie locali, quella regionale siciliana in particolare, creava lacci e lacciuoli in grado di tenere la Sicilia sempre più lontana da prospettive di benessere economico che i siciliani abbiamo sempre dimostrato di saperci conquistare. Oggi la situazione è aggravata a causa della pandemia, ma soprattutto a causa del collaborazionismo di politici siciliani che hanno sempre fatto interessi diversi da quelli del popolo siciliano. Basta vedere la facilità con cui danno in concessione per quattro spiccioli le nostre ricchezze, in particolare l'acqua. In Sicilia serve una nuova stagione dei diritti e questa stagione dei diritti passa attraverso lo statuto della Regione Siciliana. Lo statuto della Regione Siciliana ci rende regione autonoma dello Stato italiano, significa che noi abbiamo delle prerogative che i veneti se li sognano. E noi proponiamo che uno statuto autonomo sia riconosciuto persino agli amici del Veneto e della Lombardia, perché responsabilizzare la classe politica a livello territoriale significa che nessun politico può dire ma ce lo chiede il governo centrale, ma ce lo chiede l'Europa. No, hai tu la possibilità di gestire una certa problematica, sei tu che devi risolvere quel problema, non lo risolvi vai a casa. Invece no, abbiamo una classe dirigente, una classe politica in Sicilia che è la stessa da 30 anni e non cambia nulla. Ora con il ritorno sulla scena di Cuffaro, di Dell'Utri e tutti questi personaggi, addirittura siamo retrocessi ad una fase che noi ritenevamo addirittura superata. Quindi la mia non è una candidatura di testimonianza, noi ci candidiamo per vincere le elezioni, mi candido come presidente di Sicilia proprio per dare il meglio insieme alla nostra squadra che è fatta di valentissime persone e stiamo girando tutta la Sicilia raccogliendo il consenso di tante persone e questo ci lascia ben sperare. Chiaro quindi che io non corro per una poltrona a Palermo, non mi accontento, voglio dire. Noi vogliamo la libertà, vogliamo ripristinati i valori costituzionali. E davanti a tutti questi chiacchieroni della politica regionale, che erano quelli che si mettevano davanti al traghetto a Messina per non fare scendere i siciliani. La prima cosa da fare in Sicilia è introdurre una moneta complementare per garantire lo scambio di beni e di servizi ai cittadini che spesso non possono rispondere ai propri bisogni non per mancanza di bisogno ma per mancanza di moneta. E allora la moneta complementare, preservando la ricchezza esistente, anzi aumentandola, offre quello strumento ai cittadini e alle imprese per superare la crisi di slancio e rispondere a tutti i bisogni necessari. Ci sono quelli che le cose te le dicono dopo e poi ovviamente ci si rimane male. Io lo dico prima, se dovessi essere eletto deputato regionale e basta, io lancerò, comunque continuerò a lanciare la sfida al governo nazionale.